e probabilmente una sospetta frattura che è da diagnosticare in ospedale, chiaramente. Così a prima vista non era niente di grave, solo che era sotto shock. Abbiamo trovato un medico in posto e abbiamo cooperato insieme a lui, in combinazione. Fortuna vuole che c'era anche il medico. Scusa Vinelli, mandami la vigilanza urbana o la polizia, qui è un casotto. Non si riesce più a coordinare neanche le macchine sull'incrocio di Melchiorre Gioia. Angolo Pirelli, proprio sotto il Pirellone. Sollecito di nuovo, capo. Ciao. La portano neanche lui? Spero di cambiare la macchina. Ma non hai visto che sta svenendo? Però non è che ho bisogno di essere... Riguarda il nostro compito sarebbe terminato, solo dobbiamo attendere appunto vigilanza o carabinieri che prenderanno la situazione in mano. Presume che stia male? Sì, mi dà il numero, la via il numero, signora. Emanuele, al 10. Che piano è? Sesto piano? Va bene, signora, adesso provvediamo, mandiamo anche le autolettighe. A chiamarlo? Certo, col telefono, citofono, campanello, tutto. Ma da quant'è che è chiuso dentro? Non lo so da quando, sarà mezz'ora, non lo so. Senta, ha chiamato lei i vigili? No, la custode. Perché, cos'è successo? Perché mio marito, non so, penso che stia male, perché non risponde. Non risponde? No. Che piano è? 21. L'ultimo piano? Quindi che è andato anche il mio amico, non riesce, non lo sento proprio. Senti, era la camera. Mamma, la borsa ce l'hai tu? Ma almeno che non... Già, c'è che paura. Vabbè, ma questa è giù, eh. Mi chiedo, sì, succede, dai. Pronti? Vai, vai. No, non viene questo. Prendi la zampa di porco, guarda, ma prendi, c'è la leva dentro... Porta giù un cacciavite, piatto, italiano. Lì c'ho detto di italiano! Dai! Entro io? Dai, fai che te, che ho ceduto la cena. Dai, dai, siete tutti. Lascia! Non devo io, sto signore, però! È tutto al posto, sì, però! Non è successo nulla! Un'ora ti corrispondiamo! Tutto risolto, grazie! Lei non lasciamo, sono le chiavi, però posto! Capito male? Scusa, se pensi in frigo, ha dimenticato le chiavi sulla porta. Se pensi in frigo. Tranquillo, uomo, si agiti, non è successo niente. Tu sei impazzito, non io! Porto cane, in mezz'ora che suono il telefono! Signora! Mi faccio un colpo, signora, ma scherziamo, sono bravo, dai. Va bene, me lo fai vedere tu qua. Non c'è nessuna chiave. Che sua moglie forse credeva che lei stava male. Come si chiama? Dunque, lei, signor Balotta? Cos'è, inquilino o proprietario qua? La moglie proprietario, sei proprietario. Beh, proprietario, Balotta. Nome? Roberto. Roberto, niente, adesso devo parlare con la sua signora per gli altri dati. Mamma. Quanti anni ha?
50, se non sbaglio, 53. Senta, ma che è successo? Avete litigato? Ma no, ma io sono su perché stavo un po' stanco così, no? Sono su, mi sono adesso addormentato perché. Così dice la sua signora che era parecchio che bussava, che la chiamava. Lo stanco, sono addormentato lì, sono su un momentino. Perché ero un pochino stanco, sono salito, mi devo addormentare sul divano, perché quando mi sono svegliato mi sto prendendo di affare. Sto lì, un attimo. Ma adesso vedere la signora, va, che l'ha spaventata la signora del marito. Bisogno del vostro intervento in via Grossi C16. Via? Grossi C16. Grossi? Grossici. Sì? Grossici. Sì, per che cosa? Una persona che non risponde da 6-7 giorni. Ahia. Non si vede, ma viene anche un po' di cattivo odore. 16? Il secondo piano, ci sono le finestre da faccia sul cortile. Sì, va bene, voi siete lì? Sì. Mandiamo subito a dare un'occhiata, Sì, salve. Cosa sta succedendo? Non si sa cosa è successo. C'è una persona che non risponde. Secondo lei è sicuramente dentro, potrebbe essere andato. Non lo so. Vittorio, se hai bisogno, apri subito la porta. Sì, comunque.